Ciao, sono Magnus e ritorniamo sempre qui su Starfield. L'episodio precedente è stato un po' tanti dialoghi, un poco di azione, diciamo che dipende spesso da noi se vogliamo fare azione oppure no. In quel caso non l'avremmo voluta fare perché sarebbe successo un casino. Tra l'altro abbiamo scoperto, incontrato anche Estella che sembrava dovesse essere uno schianto esagerato, ma fondamentalmente si è fregata. Gli ho donato 5.000 crediti, pensando che di ottenere qualcosa di più, ma niente. Comunque dobbiamo incontrare Neva che, guardate qua, ci sta aspettando. Cioè, dobbiamo arrivare sulla chiave, però questa sta incazzata, secondo me, eh. All hell's breaking loose, Rook. Delgado needs you in the repair bay with Jazz as soon as possible. Oh, it's bad. Real bad. Delgado will fill you in with the details. Now get your ass to the repair bay. Go! Porca miseria, 12.000. Ah, già, perché abbiamo completato poi la missione. 12.000 crediti. Vabbè, dai, ne è valsa la pena. Dobbiamo parlare con Delgado, però, sinceramente, abilità. Sto pensando tantissimo a questa parte qua. Sembra social proprio zero, proprio, eh. Social qualcosa per il momento. Probabilità di trovare crediti aggiuntivi mentre cerchi dei contenitori. No, qua infatti abbiamo sbloccato. Ma non. Aspetta, qua che c'era? Ma cosa c'è nemmeno? Queste vegne non stanno facendo niente. Allora, le armi dobbiamo potenziare, che quando spariamo andiamo una mamma abbastanza male. Qua penso che la portata delle armi balistiche è aumentata del 30%. Le armi da mischia che non uso mai, le armi laser che uso pochissimo, le pistole infliggono 10% di danni, manco le uso. Uscita a canna. Vabbè. Vediamo che dice questo. È incazzato. Non abbiamo fatto niente di male, o sbaglio? O mi sfugge qualcosa? O. Ma non sembra tanto incazzato. And you are sure we will have those defense batteries up and running? No, 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 no. I'm not sure. They're in bad shape, Del. Really bad shape. I'm already using duct tape and spit to keep the station from falling apart, and you want me to pull a rabbit out of my hat? I don't want to hear excuses. I want to hear that it's going to be fixed. Period. Get it done. All right, I'm on it. You want to quit standing there and hand over the conduction grid data? Ah, perfect. I'll take that. Dependable as always. Unlike some people we know. Oh, that's real funny. All right, listen up because I don't want to repeat this twice. We've gotten word that UC SysDef is massing somewhere nearby for an attack on the key. While we prepare for their arrival, I want you to head straight for Bannack 4 and bring Crixus Legacy home. Ah, perciò sta incazzato. Just slow down and listen before you jump the gun and ruin everything. Lay it out, Jess. All right, first things first. I'm gonna upload this data you snagged from Genardyne into the Keys databanks. All you need to do is build and then install a conduction grid module onto your ship. Oh, and if you haven't already, you'll need the comm spike module installed as well. Once your ship is ready, jump out to Bannack 4, board the Legacy, and bring us the cash. Nothing around here is simple. Del's right. You have to follow these steps carefully, or don't bother coming back. After you board the Legacy, be on the lookout for two transfer modules. They're special keys that allow access to the ship's vault. Once you locate the vault's control center, hook up the data core I'm gonna give you, and download everything they've got. And before you get any bright ideas, like running off with the money, that currency is going to be heavily encrypted. Only a genius like Shinya will be able to crack that encryption, so bring it back here right away. Oh, ma ti fidi, non ti fidi? Cioè, sto facendo una missione da 3 giorni, a 3 giorni, quattro, una settimana, manco ti fidi, ma va. Are you kidding? Everyone around here is a traitor. Look, I'm gonna make this real simple for you. If that money ends up anywhere but the key,
I will hunt you down and pry it out of your dead hands myself. Now get moving. Madonna, quanto stai incazzato. Get moving before it's too late. Vabbè, dobbiamo installare i moduli. Wow, è bellissima questa, Cremisi Phantom. Wow, quanto costa? 68.000. Bella anche questa. Ma quanto c'ho io di crediti? 90.000 questa costa? 1 milione, ce la facciamo ancora. Pure questa sembra tipo un salmeggibile. Non mi piace più questa, mi piace il Phantom, credo, sinceramente. Ritorniamo come prima. Allora, ho capito che devo fare così. Mi ero un attimo aperto, quindi... Allora, ecco, vedi, così. Ok, si sale, perfetto. Quindi c'era un tasto che diceva aggiungi. Ok, aggiungi. Dove stanno? Eccolo qua. Quindi questo. Ah, deve andare qua. Va più giù? Ma tipo me lo illumini se. Aspetta. Ok. Perfetto, quindi questo l'abbiamo messo. L'altro era questo? Sì, perché è obiettivamente diverso. E dove va? Qua sotto. Aspetta. Ok. Penso di aver messo tutto, accetta. Ah, procedi verso la UC Vigilance. Steph Marines are the best. Sarà incazzatissimo, secondo me. Good. After we're done here, arrange it briefly. Ho ammazzato un po' di gente, quindi. As soon as possible. Yes, sir. There you are. I'm going to make this short and simple. I've received the reports about that stunt you pulled on Neon. You opened fire inside Genadine, a civilian facility. This is completely unacceptable. Are you out of your mind? Unacceptable. There are always alternatives. I've tried to be patient with you, but my patience and your time with SysDev is at an end. You're under arrest. I expect you to follow Lieutenant Toff to the brig peacefully, or else we'll have to use lethal force. Oddio mio. Do you understand? Ma che... Do you understand what you've done here? If you think for one moment I'm going to allow you to continue under my command, then you've seriously underestimated my judgment. Vabbè, non ho capito, però per le altre informazioni te le sei prese, però. A wise decision on your part. By order of Commander Kibwe Akande, you are hereby under arrest. You're now stripped of all privileges befitting a member of UC SysDef, and you will be immediately remanded to prison on Jemison. Any attempt to return to the ship will be considered a hostile act and you will be fired upon. Get off my ship. Mamma mia. Ora è tua nemica. E mamma ha scontato un giorno di prigione. Zeta metà punto esperienza. Mamma, scusate un attimo. Tutte le informazioni, tutte le cose che. Procedi verso installare i moduli. E quindi continua a fare la missione quella là. Cioè non gli. Praticamente adesso sono nemico loro, non gli porto più. Non gli porto quindi più informazioni. Perché ormai mi hanno schifato. Boh, poi c'è diverso Beno 4. Chi se ne frega? C'hanno proprio rotto le palle, di capita. Cioè, qua non può ammazzare nessuno. Cioè, lo facciamo diventare una palla a sto gioco.
Eccolo qua. Ok. Aborda. Ma senza ci devo attraccare, no? Ah, sì, cioè aborda così. No, mica l'ho attaccato, cioè, e 10 volte a me ci distruggono praticamente. Ok. Non mi ricordo bene quello che dobbiamo fare, Sono al centro di controllo del... Se è meglio andare... Sì. Armati, vero? Mi sa di sì. Allora... Noto che ci siano tipo delle schiave, ma... Qui cos'è? Cioè non mi hanno descritto una situazione o sbaglio. Che è una moto questa? Cavo. Allora voglio capire se qua troviamo qualcosa. Ok, sembra tutto già se avessero già tutto fatto, eh. Vabbè, sì. Trovo un modulo di trasferimento, trova il centro di controllo del cavo. Warning, all access requires an authorized. Vabbè, sì. Uno ce l'ha questo. Invece contenitore, confezione di bevanda, bottiglia. Ciao. Ah, mollo. Ok. E ma lo mettiamo qui. Trova il centro di controllo del cavo. Ma possibile mai che non c'è nessuno che ci attacca? Cioè, si sono già tutti quanti, tutti schiattati. Buon per lui, no? Accedi al Cretec. Che sia questo? Interagisci. Va bene. Opzionale, ma capirai, ci ha dato 3000 passacrediti, sbaglio. Ecco qua. Ma chi è che mi... Ok. Ah, ecco. Non si può beccare. Ok. Ma non ci credo che c'è una torretta qua. Ok. Fomentare maniera pulse infligge danni doppi ai bersagli con salute al massimo. Allora, aspetta un attimo perché sembra carino come... Non sbaglio. Mi tolgo un po' di roba che magari non uso più. Cioè, è questo penso, sì. Sì. Vabbè, si poteva entrare pure da qua. Vediamo se c'è qualcosa. Sono un furbone, eh? Sono un furbone.
Vediamo se abbocca. Abboccato. Ha lanciato la cosa, no? Vediamoci sta cosa. Qua c'è sta ancora. E basta. C'è 14 colpi e basta, eh. Voglio capire se. Ma quella qua si deve aprire. No, vabbè, tanto ormai siamo entrati, non c'è bisogno. Allora, di qua no, di qua nemmeno. Questo non so cosa sia. Abbiamo un punto abilità. Io me lo spenderei, sinceramente. Ora lanciamo una granata e mostriamo la traiettoria. Vabbè. Aumenta il cielo della probabilità di un colpo critico con le armi a distanza. Porca miseria, ma è lunghetto, eh. Allora, per curiosità, ma questo che arma utilizza? Sarebbe questo 6.5 no. Non le ho trovate queste munizioni. Principiante dovrebbe essere facile. Due vicino. No. Ma mo uno non ce l'ho. Ho sbagliato. Cioè il primo principiante ho sbagliato. Fanculo. Dai, suona, dai. Se riesce a passare, è andato. Oh, meglio così. Hai capito che non è roba sua, eh? Vediamo qua che si può fare. Peccato, questa è un'arma fantastica, eh? Ma che spari che sta tutto chiuso? Questo è più che di uno di quell'altro, eh? Allora, vediamo un po'. Batteria. No, quello è 6.5, devo iniziare. Per qua non dovrei avere problemi, no? Ah, non c'ho i digipa, porca miseria. Ok, ci sono arrivato anche da qua. Allora, non mi piace tanto sta zona, quindi... Tutto chiuso. Batto a quello laggiù, scusate. Ma
una lei, eh? Ah. Vediamo un po'. No. No, era questo? Non è questo? Ok. Vediamo se qua c'è qualcosa. No. Una mira infallibile, ragazzi, una mira infallibile. Quello non è un robot, quello no, eh. Mi sembra strano che non ci sia niente. Dove sta? Di qua? Ok, mi serve un digipack, perché che se dovessimo tipo pacchetto di sigarette, no, guarda, proprio quelli non mi servono. Forse qua riesco a trovare. Ok, grande. Se riesco a trovare qualcosa di meglio non fa niente. Questa forte e media non la voglio aprire perché non troviamo una mazza. Statua raffica. Ok, ci siamo, ragazzi. Abbiamo recupera vestiti. Non so quanti. Sono soldi, eh. Oggetto leggendario, voglio dire, che modo di arma è questa, eh? Questo è un Revenant. Uscire leggendario. Ne abbiamo altri di Revenant, eh? Mi pare di sì. Sigara, sigara, cattivo, grande, vacile, ma pulse. Perché somiglia. No, comunque lo voglio utilizzare eventualmente, quindi...
Lo vado a mettere qua. Come spiego? Ok. Mi sembra male. Allora, questo. Crew recording initiated. Son of a bitch! Nothing. Complete waste of time. I've tried everything I can possibly think of and I end up right where I started. Oh, here, I thought I was so clever. Thought I had it all figured out. First, fix my ship and get the prototype shielding back online. Second, shunt the power from the cred tank array back to the system to drain the credits. And then third, haul ass back to my ship before the EM field rips apart the legacy. Three easy steps, right? Only problem is, I'm stuck at step one. Every system on my ship is dead, and there's nothing aboard this ship to use for repairs. I can't believe I came all this way, just to end up stuck here like the poor bastards who ran this ship. Actually, wait a second. Issa. Issa will figure it out. I told her where I was going for a reason. She's smart. She'll know something's up when I miss the rendezvous. After all, we're supposed to split the loot. All I have to do is sit tight and wait until she figures out that something's gone wrong. And she'll come here looking for me. In the meantime, I should start rationing my food. They can be waiting for a while. Crew recording terminated. Ok, quindi dobbiamo indirizzare l'energia, ho capito bene, indirizzare l'energia alla nave, sì. Uno. E due. Accedi alle riserve di che? Deve completare questa secondo me. Ok. E questo? Sì. Porca. Perché si vede molto. La torretta, la torretta. C'è qualcosa che spara. Siete andati tutti, che dite? No, no. E niente. Di qua. Dove vado?
Mi servirebbe assolutamente qualcosa per curarmi. Ah, sì, troviamo un trauma pack. Ma poi è sempre meglio, eh. Dove riesco a curarmi un attimo perché sto morendo praticamente. Provviste. Trauma, che cos'è il trauma? Cure cosa fa cure? Dai. Ok, siamo al massimo della guerra. Dove devo andare? Non lo so. Visti almeno dove devo andare, per cortesia, ecco. Grazie. Due le bombe in faccia, scusa. Questi viaggiamo sempre a gruppetti, quindi... Grazie. Qua non si vede niente. Eccoli qua. Ma che fa? Dribbla pure questo. Questo dribbla pure. C'ho pure il dribblatore, c'ho. Santa Vergine, ma non morite mai! Ma dove devo andare? Di qua. Penso che basta, no? Penso che adesso possiamo anche finire, no? Le torrette che devono rompere. Ok, no, porca puttana. Allora raga, ho sbagliato tasto, cioè che mi sono confuso, ho preso il... Dove devo andare? Qua. Prego, dimmi dove devo andare perché sto capendo una mazza. Ma se mi fai morire adesso. Allora, aspettami un attimo. Allora, aspetta un attimo perché qua... se no qua moriamo. Allora. Inizio. Curiamoci un attimo perché sennò moriamo assolutamente. Moriamo. Allora, salute. Qualche benda. Allora, dove devo andare? Ti prego, dammi l'indicazione, dimmi che cazzo non è la strada, porca. Ma dai, non ci credo che non mi dici dove sta, dove devo andare. La leva che andiamo sbagliata strada.
qua. Mamma mia, ragazzi, siamo saliti a bordo. Ma ci devi dare almeno 750 miliardi di crediti per quello che abbiamo fatto, eh. Cioè, poi dopo una situazione del genere non dovevamo neanche ammazzare a nessuno. E dai! No, che non siano troppo forte perché io sono una schiappa totale. Questo penso sia andato, eh. Mi faccia questo. Ma sono dei nostri questi? No, non penso. Siamo morti tutti, eh? In tre ci dobbiamo prendere le provviste qua, eh? Vabbè. Dopo me le recupero, dai. Sono curiosissimo di capire che succede in questa situazione. Che succederà in questa situazione, perché adesso praticamente siamo completamente fuori. Cioè, quindi nel senso che non abbiamo più nessun legame, cioè siamo infiltrati, ma è come se non fossimo infiltrati. All right, don't stand there looking stupid. Everything's going to hell and Delgado needs you in operations. Oh yeah? You think? Ikande is throwing everything he's got at us, but we're planning on pushing his sorry ass all the way back to Jimison. That is unless you want to keep standing here talking while the vigilance puts its crosshairs on us. Alla condegato, quindi magari alla fine da infiltrato ci troviamo alleati. Ah. I don't know if you've heard. Ma qua devo salire. Mi ricordo quanta strada. Ah, sta qua, scienza. Guarda, se non ci stesse l'ascensore non mi ricorderei mai la strada, no? Ma mai proprio. Is that it? That is Grix's legacy? Dios mio. I can't believe it's right here. Jazz, fire up the analyzer. Can you confirm? It's true. You were right all along, Del. You know, there were moments. Doubts. I almost stopped believing it was real, that I was chasing ghosts. But then came that day on Subaruf, and everything changed. And now here it is, Grix's legacy, our future. Of that, there can be no doubt. This day will go down in history, and so will you. But it's not over yet. Now, only one thing stands in our way. The vigilance. Speak of the devil. Jazz, what is the situation? Looks like Ikande is starting to move. Typical Sysdev. The sharks are so bloodthirsty, they won't even give us time to bask in the moment. Ho già spazzato via nella prima ondata. I saw that. Hell of a job. But this is just the beginning. Those first few Sysdev ships were only scouts, trying to confuse us and probe our defenses. Which means they're playing it smart. They're gonna try to take out our defensive batteries before bringing in their big guns. The batteries are the only thing we have with enough electromagnetic firepower to punch through the Vigilance's hardened shielding. We lose those batteries, we lose everything.
Exactly. Jazz, lay the plan out for us. We're gonna hold the fort here while you hop back into your bird and head for those defensive batteries. For optimal firing coverage, we're keeping them far from the key and each other. So you'll have to jump to each one individually. You see any SysDev ships get within pissing distance of the batteries, you take them out. In the meantime, we'll secure Crix's legacy here and have Shinya begin cracking the encryption right away. I don't care what you think. Now that the legacy is here, I'm not letting it slip through my fingers. Receiving a cut of those credits is the only thing that is convincing the fleet's captains that it's worth risking their own lives to defend the key. Hey, if it's any help, you can count on one hell of a party when you get back. Amen, Jazz. Once the batteries are online, we will start our attack of the Vigilance. We'll tear apart the shield, board the ship, and bring Ikande to his knees. Then you have your orders. Oh, and one last thing before you go. In preparation for the attack, Ikande arrested some of our people. While you're aboard the Vigilance, you might want to spring them from the brig. All right, that's it. If you have any questions, now's the time. Otherwise, good luck. Madonna, quante cose dobbiamo fare. Se alla fine poi finiamo che ci dà un calcio in quel posto e perdiamo tutto. Vabbè. Comunque questa parte la terminiamo qui perché è stata abbastanza lunga anche l'altra parte. Ci rimasto un prossimo video. Vai.